Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Roller 289. Oggi ragazzi, finalmente sì, realmente vi porto un video veramente diverso dal solito. Questa volta sì, non parleremo né di parchi, né di cinema e tutte le altre robe a cui siamo abituati a parlare sul mio canale, ma parleremo di un argomento che volevo in realtà portare sul canale da un po' di tempo, solo che tra varie cose, tra cui il tempo e altre cose, non sono riuscito mai a portare. E abbiamo anche le condizioni per portarlo, perché sono passati vari mesi, cioè tutto quello che riguarda i guadagni su YouTube, la monetizzazione e tutte quelle cose lì, ecco. Però ragazzi, prima di iniziare con il video, come sempre, vi invito a lasciare like, condividere, iscrivervi e a fare ovviamente tutto quello che volete. Andatemi a seguire su Instagram, su TikTok, ovviamente tutti i link in descrizione. Su TikTok soprattutto, perché in questo periodo ne sto pubblicando molti. E prima di iniziare effettivamente con il video, non so se ve ne siete accorti, ad adesso in poi in ogni video che vedrete, ecco, avrò gli occhiali. Li ho messi da poco e praticamente sì, nei prossimi video mi vedrete sempre con gli occhiali, tranne nei video che ho già registrato senza occhiali, ma tipo solo uno, ci sono solo uno o due video, ecco, quindi nulla di che. Ma adesso bando alle ciance e passiamo subito al video. Allora, prima di dirvi effettivamente tutti i miei guadagni per ogni cosa, vorrei darvi una piccola infarinatura generale alla monetizzazione su YouTube. Allora, partiamo dal fatto che per la monetizzazione servono dei requisiti, ecco. Ma non solo per la monetizzazione, in generale per tutta la partnership di YouTube, quindi tutto quello che riguarda l'assistenza dedicata ai creator, o appunto la monetizzazione, o anche per avere il play button e tutte quelle cose lì, ecco. Partner di YouTube. Bisogna avere un totale di almeno 1000 iscritti, quindi una roba abbastanza facile, e un totale di 4000 ore di visualizzazione negli ultimi 12 mesi, nonché nell'ultimo anno. Allora, per il fatto dei 1000 iscritti io non ho avuto problemi in realtà. Quelli lì basta pubblicare qualche video, pian piano ci arrivi. Più che altro ho avuto problema per le 4000 ore di visualizzazione. Lì, ragazzi, bisogna mettersi un attimo giù, cercare contenuti che soddisfino le persone e appunto vedrete che comunque ci arriverete anche lì. Calcolate che io il canale l'ho aperto 6 anni fa o 7 anni fa più o meno. Solo l'anno scorso, nel 2022, mi sono messo proprio giù con i video e ho raggiunto le 4000 ore in più o meno 8 mesi, ecco. In 8 mesi di video, con un video alla settimana, ho raggiunto le 4000 ore di visualizzazione. E adesso voi vi starete chiedendo, magari anche per chi non sa come funziona questo mondo, come si fa a guadagnare su YouTube? Ci sono, diciamo, tre fonti principali di reddito su YouTube. La prima, la più famosa, semplicemente è la monetizzazione, nonché l'inserimento di annunci nei propri video, quella, diciamo, più redditizia, ecco. La seconda sono gli abbonamenti, cosa che io non ho messo nel mio canale per una questione che non vi sto a spiegare, poi magari ve la sto a spiegare in un altro video, non li ho messi, e anche lì si può ricavare qualcosa. E il terzo sono le donazioni da parte dei propri iscritti. Questa cosa, se volete, c'è sul mio canale, basta che andate sotto a questo video, probabilmente vi compare la scritta grazie con un cuore, se schiacciate lì potete fare una donazione. In questa, diciamo, lista non metto ovviamente tutte le sponsorizzazioni esterne con gli altri brand e tutto, perché mi sto concentrando solo ed esclusivamente sui guadagni diretti di YouTube. Ma quindi, come si guadagna grazie alle visualizzazioni? Allora, diciamo che il guadagno delle visualizzazioni è una cosa molto variabile. Dipende da canale a canale, da dove ti trovi, in che stato ti trovi, da quanti video pubblichi, dipende da tantissime cose. Ma facciamo una media, un semplice calcolo per capire effettivamente quanto guadagna un video su YouTube. Allora, te prendi per esempio un video da 1000 visualizzazioni, un video qualsiasi da 1000 visualizzazioni. Il semplice calcolo per capire quanto ha guadagnato quel video è dividere le visualizzazioni per 1000, semplicemente quello. Tu sai che un video di 1000 visualizzazioni, come minimo, nel peggiore dei casi, ha guadagnato un euro. Prendi 1000 visualizzazioni, dividi per 1000, viene un euro. Ne prendi uno da 100.000, dividi per 1000, viene 100 euro. Poi appunto, come già detto prima, i profitti possono essere molto variabili, perché io adesso vi ho detto il profitto minimo, che in questo caso è di un euro per 1000 visualizzazioni,
ma in alcuni stati può essere addirittura anche di 20 euro ogni 1000 visualizzazioni, che è una roba veramente, veramente alta. Ma adesso passiamo a me, passiamo al fulcro di questo video. Quanto ho guadagnato su YouTube in questo periodo, ecco, in questo periodo, perché nel 2023 non la calcolerei neanche perché sono passati solo 2 mesi, da quando ho attiva la monetizzazione, nonché da inizio settembre praticamente ce l'ho attiva. Nel mio totale ho guadagnato la modica cifra di 1538,72 euro. Ma vi pare che possa essere vero? Ma adesso, a parte gli scherzi, perché 1500 euro sarebbero veramente troppi, andiamo a vedere i miei reali guadagni, che sono di ben 80 euro e 18 centesimi per circa 55.000 views, che non è poco, di sicuro non è poco, ma non è neanche tantissimo, semplicemente perché appunto non attivi gli abbonamenti, non attive molte robe, e anche per il fatto che praticamente ho guadagnato 1,20 euro ogni 1000 visualizzazioni, che mediamente è veramente poco. Si può addirittura anche triplicare, quadruplicare o quintuplicare questa cifra se mi impegnassi veramente. Ma adesso vediamo una cosa, perché io vi ho detto i miei guadagni, vi ho detto le visualizzazioni e vi ho detto queste cose, ma questa cosa è omogenea per tutti i video? Adesso andiamo a vedere. Ho deciso di prendere 2 video in considerazione. Il primo è quello lì che è uscito qualche settimana fa sulle novità di Gardaland del 2023, ve lo metto magari qua sopra in sovraimpressione, almeno la copertina per farvi capire, o ve lo metto qua sopra da qualche parte, così almeno lo potete cliccare nel caso lo vogliate andare a vedere. E il secondo invece è la top 10 delle attrazioni di Disneyland Paris del 2022, video che è uscito a settembre dell'anno scorso, mi sembra, settembre del 2022, che ha riscosso un discreto successo. Ma perché ho preso esattamente questi 2 video? Andiamo a vedere il perché. Con il video di Gardaland, per circa 2500 visualizzazioni, ho guadagnato la modica cifra di 3,60 euro. E quindi mediamente il guadagno è come il guadagno totale, ecco, più o meno 1,30 euro a ogni 1000 visualizzazioni o qualcosa di più. Ma adesso andiamo a vedere i guadagni del video di Disneyland Paris. I guadagni per i video di Disneyland Paris per un totale di circa 10.100 visualizzazioni sono di circa 25 euro. E qua, come potete vedere, il guadagno è molto più alto in confronto alle visualizzazioni, perché qua siamo intorno ai 2,50 euro ogni 1000 visualizzazioni. Questo per dirvi, come già detto prima, che veramente ogni video è variabile, perché io qua ho parlato di un argomento. Allora, vediamo i 2 punti di vista. In Gardaland ho parlato di un argomento che praticamente solo gli italiani, gli svizzeri e gli austriaci guardano. Diciamo che agli altri stati interessa un po' meno, può interessare un po' meno. Vediamo invece il video di Disneyland Paris. Letteralmente tutto il mondo lo può vedere. Può vederlo la Francia, l'Italia, tutti, letteralmente tutti. Ma questo non per dirvi che è limitato, cioè che per esempio quelli di Disneyland Paris lo può vedere tutto il mondo, mentre quelli di Gardaland solo determinati stati, ma interessa, c'è un interesse diverso, ecco, perché quello di Gardaland interessa solo a pochi stati, visto che Gardaland non è così famoso come Disneyland Paris, ovviamente, mentre Disneyland Paris è conosciuto a livello mondiale, quindi letteralmente c'è molto più margine di guadagno in un video del genere, ecco. Adesso, prima di concludere il video, vorrei giusto dire un'ultima roba e poi lo concludiamo. Questi qua sono i guadagni per i video, però su YouTube oltre i video ci sono anche gli shorts, per chi non sa cosa sono dei video verticali molto brevi, molto simile, ma si può dire praticamente anche identico a TikTok come metodologia. Si possono vedere sia dal computer che dal telefono, ma non starò qua a spiegarvi cosa sono nello specifico gli short, andateveli a cercare. Volevo solo spiegarvi un po' quanto si guadagna, per farvi capire quanto veramente poco si guadagna dagli shorts. Poi adesso da letteralmente una settimana è stata modificata sta roba degli short, da adesso si dovrebbe anche guadagnare qualcosina di più perché c'è un nuovo metodo di pagamento, ma anche qua non starò a spiegarvelo perché è veramente lungo. Se volete andatevelo a cercare su Google, è una roba un po' strana in cui ci deve essere una spartizione del guadagno tra più creator, una roba strana, andatevela a vedere. Ma per farvi capire, comunque, su uno short di 3700 visualizzazioni più o meno ho guadagnato letteralmente 3 centesimi. Già, cioè ho speso di più di elettricità per crearlo, quello short, letteralmente.
In conclusione, nel 2023 vale la pena aprire un canale YouTube e cercare di raggiungere la monetizzazione per avere una rendita fissa? La mia risposta è sì. Ragazzi, io non è che mi impegni moltissimo su YouTube, perché se mi impegnassi arriverei di sicuro a cifre molto molto più alte, ma non solo le cifre, anche le visualizzazioni e gli iscritti. Però fidatevi che per un canale del genere, da settembre ad oggi, 80 euro è tanto. Fidatevi, perché io non ci impiego moltissimo tempo, ecco, su YouTube. Poi calcolate che da settembre fino ad oggi sono usciti veramente pochi video sul mio canale, più o meno 5 o 6, quindi potete capire, tutto il vero guadagno erano i video scorsi che continuano ancora a macinare. Diciamo che la cosa positiva è che appunto ti crea una rendita passiva. Secondo me, se ci si impegna, si può tranquillamente arrivare a uno stipendio, ma anche molto molto di più. Poi, parlando sempre dei guadagni diretti da YouTube, perché i brand sono un'altra roba a parte, magari se volete la spiegherò in un altro video, però avete capito, insomma. Bene ragazzi, eccoci arrivati alla fine di questo nuovo mio video. Spero che questo nuovo video, un po' diverso dal solito, vi sia piaciuto, e anzi vi volevo anche chiedere una roba. Se questa tipologia di video in cui vi spiego un po' come funziona YouTube, magari come gestire un canale, vi piace, fatemelo sapere qua sotto nei commenti, che magari ci dedicherò un altro video in futuro. Come sempre io vi invito a lasciare like, condividere, iscrivervi e a fare tutto quello che volete. Andate a seguirmi su TikTok, su Instagram e ovunque, su TikTok soprattutto, perché in questo periodo sto pubblicando molto TikTok. E noi ragazzi ci possiamo tranquillamente vedere ad un prossimo video. Ciao ciao!